GF VIP 7, Daniele Dal Moro, ho dormito di 2 settimane all'aperto con un clochard. Daniele Dal Moro, il grande fratello VIP 7, ha raccontato a Vilma Goic ulteriori dettagli sul suo passato. Nel momento più buio della sua vita ha dormito 15 giorni per strada e durante quel periodo ha conosciuto un clochard con cui ha legato molto. Daniele ha ammesso di essere cambiato rispetto alla persona che era una volta. Nella casa di Cinecittà, Daniele ha raccontato di avere avuto un periodo no, complici le amicizie sbagliate. In piena adolescenza il ragazzo ha iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti. Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, il geffino ha rivelato nuovi dettagli a Vilma. L'imprenditore ha affermato: "Ho dormito per più di 2 settimane sotto un porticato all'aperto con un clochard." Dal racconto è emerso che mentre stava fumando uno spinello, un uomo si è avvicinato e ha cominciato a parlare. Da quel momento Daniele e il senza tetto si sono ritrovati spesso a dormire sotto il porticato e parlare della loro vita. Lo stesso concorrente ha affermato di avere un bellissimo ricordo di quella persona conosciuta per strada: "C'è un mondo dietro ognuno di noi." Nel proseguo del racconto, il 32enne ha riferito di avere ricevuto molto più amore da persone che non si aspettava: "Da chi ho amato ho ricevuto un pugno di sabbia." Nonostante tutto, ha affermato che non porta rancore a chi lo ha ferito. Al tempo stesso, Daniele Dal Moro si vede all'esterno come una statua di cristallo all'esterno. Ma rotto al suo interno, non sono più quello di prima. Infine, il diretto interessato ha sostenuto che niente e nessuno lo ferisce più: "La paura non la conosco più." Il discorso riguardante la paura è stato effettuato da Daniele in una diretta del programma, in cui ha raccontato ai telespettatori i demoni del suo passato. Per Daniele Dal Moro questa è la seconda esperienza all'interno della casa di Cinecittà. Il giovane aveva partecipato al Grande Fratello NIP 16 condotto da Barbara D'Urso. In quell'occasione l'imprenditore si era fatto conoscere per il suo carattere fumantino. Tanto che per una frase ai danni di Cristiano Imparato stava per essere squalificato. Nel loft il giovane si era avvicinato a Martina Nasoni, vincitrice di quell'edizione, con la quale è rimasto in ottimi rapporti. Oggi, al Grande Fratello VIP 7, Daniele Dal Moro spesso è taciturno, ma capita che sbotta quando non condivide alcune cose legate ai suoi compagni d'avventura. Tra le persone con la quale ha stretto un particolare feeling ci sono Vilma Goic e Nikita Pelezon. In principio, sembrava che il 32enne fosse interessato a Oriana Marzoli, ma dopo essere stato preferito ad Antonino Spinalbese, il geffino ci ha messo un punto.